depressione e disperazione. Devo provare quasi ogni giorno, tanto non riesco a scaricare la rabbia spaccando la faccia a chi mi rompe le palle. Anche un bisogno, il bisogno di dire delle cose, più delle volte delle cose urgenti, quindi il messaggio davanti a tutto, la forza della musica, l'impeto del suono, ovvero le frequenze alte, medie e basse portate tutte insieme alla massima distorsione. A cavallo del periodo che va dall'81-82 grosso modo, le sonorità e i modi di aggregazione cambiano in Italia. Cambiano perché c'è l'irrompere della politica, assolutamente, diciamo, il punk diventa sempre più consapevole del proprio peso anche numerico, della propria identità,
e cerca di ricollocarsi attraverso un discorso di aggregazione che guarda forse più agli anni 70, quel decennio che la generazione, quella del primissimo punk, individualista e nichilista, contestava proprio per le sue forme anche asfittiche di aggregazione forzosa e cruenta a tratti, trova appunto questo nuovo linguaggio, riprendendo anche tematiche anche remote, quello dell'anarchismo comunitario stile ottocentesco, portato da gruppi inglesi come Cress, come Conflict, oppure quello del più radicale, anche più violento, anche nel linguaggio, appunto dei modi, del punk americano, dell'hardcore americano, di gruppi come Dead Kennedys o come Black Flag. E in Italia si assiste a questa trasformazione rapida dei contenuti, degli stili musicali, delle sonorità, dell'aspetto anche fisico, dell'esteriorità, diciamo, si cambia, ci sono le prime creste, i primi tagli moicani molto radicali, le borchie, c'è una corporeità molto più vissuta, molto più intensa rispetto al punk, diciamo, dei primordi. Abbath sono un gruppo punk, diventeranno skin col tempo, in qualche anno, ma all'inizio sono un gruppo punk. Però un gruppo punk che ascoltava gli Sham 69, che agli Angelic Upstart, e già gruppi, diciamo, il proto, e se vogliamo, in un certo qual modo, no? Problemi, diciamo, che avevamo già vissuto col punk all'inizio nei confronti di un certo tipo di sinistra, li abbiamo poi vissuti una seconda volta nei confronti, stavolta, dello status quo dei punk, che ai tempi erano poi diventati tali, ecco. O eri un compagno di estrema sinistra, oppure ti ponevi a destra, oppure facevi in qualche modo il democristiano. Essere punk era una prima alternativa che ci si poneva per non essere nulla di tutto ciò. Certamente le ambiguità, le incomprensioni erano all'ordine del giorno, e anche noi, come tantissimi altri gruppi come noi, come chiunque si tagliava i capelli in quel periodo, abbiamo avuto le nostre belle accuse di nazismo, e fascismo e quant'altro. Punk l'ho visto all'inizio come fasci, poi alla fine come troppo compagni, non c'è mai stata una via di mezzo. Un po' i reietti, nonostante tutto, l'unico gruppo giovanile che abbia creato un qualche cosa di stabile. Significava veramente porsi al di fuori dalla società e subire le conseguenze, che voleva dire anche appunto risse, schiaffi, con varie tipologie di giovani e meno giovani di tempi. Cioè, le prendevamo da destra, da sinistra, dal centro, da tutti, insomma. Non c'erano gruppi di destra dichiarati. C'erano dei gruppi che magari potevano avere idee di quel tipo, ma che non si dichiaravano, che facevano molta attenzione a non farlo. Solo in un secondo tempo, verso la fine anni 70 e primi anni 80, è cominciato ad arrivare ragazzi che hanno cominciato invece a portare in qualche modo dentro la politica in una maniera un po' più solida e spessa. A quel punto lì il punk, primissimo punk, quello di cui si parlava all'inizio, cioè quello spontaneo, ingenuo, che si basava anche molto spesso sul look, ma anche unicamente sulla provocazione, ha cominciato a maturare, in qualche modo ad evolversi, forse, secondo me, insomma, ha perso i connotati di quello che è il punk primitivo originario. Non so se è un bene o un male.